Allora, siamo con Don Luigi Tuzio a Lago Negro per una iniziativa originale, la prima in tutta Italia, è così Don Luigi? Sì, è così, questa esperienza prende il nome di Grinv, un po' vuole ripercorrere quell'esperienza estiva che si fa nelle varie parrocchie, però appunto vivendola nei giorni invernali, in maniera più ridotta abbiamo pensato di fare 3 giorni, è proprio un'iniziativa nuova nata proprio da quest'oratorio, in modo particolare dalla Commissione Diocesana degli Oratori, e che sta prendendo pian piano piede, perché poi da qui anche diverse parrocchie hanno chiesto un pochettino il sussidio e tutto un po' l'impostazione dell'esperienza. Infatti Cosenza, Catanzaro, Frosinone, Lecce stanno rivivendo questa esperienza che è nata appunto qui nelle nostre terre. Ecco Don Luigi, mi pare l'idea sia quella di non interrompere il rapporto che magari si genera in estate e lo si vuole continuare con questi momenti più intensi, anche se certamente vi sarà nel corso dell'anno, comunque vi sono tutta una serie di incontri e tutto un lavoro catechistico probabilmente, ecco. E però poi questi momenti esaltano lo stare insieme, sappiamo anche che si mangia insieme, ecco, si fa vita comunitaria. Certo, questo viene inserito nel cosiddetto progetto oratoriale, perché infatti anche il Grest viene chiamato oratorio estivo, perché poi durante l'anno c'è un progetto che prende forma giorno dopo giorno, e quindi anche l'oratorio feriale invernale, e questo Grinv vuole essere un momento forte nell'oratorio invernale, cioè quello ordinario, e quindi questi ragazzi li abbiamo, si può dire, tutti i giorni con noi, quindi è un cammino che loro fanno con noi e noi facciamo con loro, quindi di crescita diciamo reciproca. Ecco, abbiamo visto che il Vescovo Rofino ci tiene a puntare sui sacerdoti giovani, in più di un'occasione ha evidenziato questo aspetto, e cioè di fare in modo che alcuni sacerdoti si occupino quasi essenzialmente dei ragazzi, dei giovani. Certo, e io sono uno di quelli, perché infatti la mia venuta qui a Lago Negro è stata proprio finalizzata a questo, cioè prendermi cura dei giovani, in modo particolare di far sorgere questo progetto di oratorio, che ormai questo è già il secondo anno oratoriano che stiamo portando avanti. Ecco, abbiamo visto anche le prove di un presepe vivente, quindi tutta una serie di attività, dalle attività manuali che stiamo inquadrando in questo momento, quindi con la possibilità anche di far venire fuori appunto la creatività, la fantasia, ad anche momenti teatrali, momenti diciamo di rappresentazione, di rievocazione storica, religiosa. Certo, diciamo l'obiettivo di questi 3 giorni è proprio quello di realizzare un presepe, quindi il primo giorno loro attraverso un progetto che hanno messo su carta hanno pensato come fare il loro presepe, poi è stato affidato a loro un materiale casuale e in base al materiale che avevano a disposizione stanno realizzando il presepe, quindi i più piccolini mettono a disposizione proprio quello che sono facendo questo presepe vivente, quindi l'incarnazione la vivono anche in questo modo, cioè realizzando plasticamente e visivamente quello che è il mistero di Gesù incarnato. Ecco Don Luigi, lo stare insieme, si può supporre, si può pensare che magari i ragazzi dopo il periodo scolastico nelle ferie, insomma, ecco, natalizie, magari vogliono stare per conto loro o vogliono vivere diciamo esperienze un po' parallele alla scuola, invece hanno piacere in qualche misura a continuare in questa forma di pedagogica, mi verrebbe da dire, in questa forma di formazione che poi sicuramente gli farà tanto bene. Certo, infatti essendo un'esperienza nuova non sapevamo come sarebbe stata la risposta, ma invece è andata davvero bene, perché hanno risposto positivamente in gran numero e soprattutto anche i ragazzi più grandi che si prendono cura dei più piccoli sono stati felici di intraprendere questo cammino, sacrificando anche del tempo al riposo e alla pausa dalla scuola. Ecco Don Luigi, in questo ambiente si è consumato anche, mi permette insomma, un piccolo dramma tra virgolette, nel senso che qui vi era una bella presenza di frati e questo convento è stato per molti decenni, per molti secoli, insomma, punto di riferimento. Adesso rivive, no? Grazie a questa presenza di tanti ragazzi. Certo, adesso è diventato un po' il centro pastorale di tutta Lago Negro, però ciò non toglie che la presenza francescana continua ad esserci e attraverso la messa domenicale portata avanti proprio dai francescani, ma anche attraverso quelle che sono la formazione all'ordine francescano secolare, coabitando, perché poi alla fine facciamo parte dell'unica chiesa, quindi è anche bello poter condividere gli spazi e i luoghi.
Qual è diciamo, l'attività più gettonata? Cioè, cosa i ragazzi chiedono in particolare in queste, oltre penso al calcio, però forse non so se venne fatto, però oltre il calcio? Vabbè, diciamo lo sport è quello da cortile, praticamente quello il pallone nel cortile giocano così liberamente. L'attività più gettonata è il laboratorio di cucina, perché anche in televisione vedono tutti questi format di cucina, quindi anche loro si dilettano a cucinare, a impastare qualcosa, ma anche laboratorio manuale dell'argilla, quindi hanno diversi laboratori nei quali si cimentano e si divertono. Don Luigi, grazie, e magari continuiamo a visionare, a visitare, ecco, più precisamente gli altri laboratori, perché oltre a questo laboratorio creativo in cui i ragazzi hanno a che fare con i colori, con dei materiali malleabili, cosa c'è? Allora abbiamo detto l'oratorio, il laboratorio di cucina, poi? Poi c'è il laboratorio di argilla, quindi loro si dilettano a realizzare degli oggetti con degli esperti dell'argilla. Poi c'è il laboratorio teatrale, poi fanno un laboratorio di riciclo, si chiama Ricicliamo, perché appunto vogliono, attraverso le cose che andrebbero buttate, altrimenti vogliono ricreare degli oggetti nuovi che poi appunto possono essere riutilizzati. E poi c'è il laboratorio Luci di Carta, che attraverso alcuni sussidi realizzati proprio da un sacerdote, Dondino Mazzoli, si premurano appunto di ricreare scene del Vangelo attraverso la carta. Ecco, ci sarà un momento finale in cui magari verranno evidenziate un po' tutte le attività, magari con le famiglie. Sappiamo che domenica c'è un momento molto importante nella concattedrale. Certo, proprio domani vivremo alle ore 17:30 la messa con il nostro vescovo, e ci sarà appunto questo momento di poter condividere le attività fatte, quindi verrà mostrato a tutti quello che è il lavoro che hanno portato avanti in questi giorni, e poi naturalmente la festa continua insieme alle famiglie che aderiranno, quindi la festa nella festa, perché davvero l'oratorio, come dice anche lo slogan che abbiamo giù, diciamo così, il refettorio, l'oratorio è una festa, quindi la festa di questa famiglia dell'oratorio continua con la festa della famiglia diocesana, della chiesa che si riunisce domani. Ecco, per concludere questa parte spendiamo una parola per diciamo i collaboratori di Don Luigi, perché allora abbiamo dato spazio ai ragazzi, però c'è un gruppo che è un po' anima, ecco, queste attività, è un gruppo che si sta consolidando, che segue un po' tutte le attività della parrocchia. Sì, è un gruppo molto nutrito, sono tutti ragazzi adolescenti, quindi delle scuole superiori, che davvero offrono un contributo davvero importantissimo, perché ogni giorno sono presenti, non soltanto in questa occasione, non soltanto l'estate, ma giorno per giorno accompagnano questi ragazzi, diventano proprio per loro dei riferimenti, quindi davvero un grazie a loro. Poi abbiamo anche dei collaboratori più adulti, chi porta avanti i laboratori sono persone adulte che mettono a disposizione il loro tempo e la loro competenza, e poi abbiamo anche qui all'interno proprio del Grimv delle persone che stanno adesso cucinando per noi, quindi le mamme di alcuni ragazzi, c'è anche voluta vedere anche mia mamma e mia sorella, quindi proprio questo clima familiare che si respira all'interno di questa comunità è davvero una vera benedizione per la comunità tutta. Io mi chiamo Diego. Mi chiamo Rosario. Ma io mi chiamo Marco. Marco, come sta andando questa iniziativa così bella, così particolare? Molto bene. Ti trovi bene? Sì. Mi chiamo Edi. Come sta andando? Bene. Molto bene o bene? Benissimo. Benissimo, perfetto. Mi chiamo Pier Maria. Mi chiamo Domenico e questa esperienza è molto bella. Perché hai scelto questo laboratorio? Diceva Don Luigi, vi sono tanti laboratori. Questo ti piace in maniera particolare o li stai seguendo tutti? Alcuni. Okay. Mi chiamo Mario e questa esperienza è bellissima. Tutti i laboratori sono belli. Vorresti che ci fosse sempre questa esperienza, magari dopo della scuola, nel fine settimana? Sì. Vorresti? Molte volte, sempre. Quindi lo possiamo dire a Don Luigi che tu sarai sempre puntuale, preciso, presente? Sì. Ok. Io sono Antonio. Sta andando bene, Antonio? Sì. Okay. Io sono Katia. Tutto bene? Sì. Io sono Alessia. Come sta andando, Alessia? Bene. Ho visto che hai le maniche, diciamo, quindi stai lavorando molto, diciamo. Sì. Ti piace? Sì. Per te la fantasia è una cosa bella? La creatività, dar vita a delle forme nuove, a usare i colori? Sì.
Grazie. Vediamo più agli animatori. Io sono Rebecca. Come sta andando, Rebecca? Bene, anche perché questa è la mia prima esperienza da animatore e mi sta piacendo molto. Ascolta, ma rispetto alle passeggiate sul viale, ad andare... Ma perché? Chi te lo fa fare di venire qua? È perché innanzitutto no, a casa poi, vabbè, a parte che è il freddo, poi non posso uscire. E poi... Oh, abbiamo capito allora. Sto scherzando. No, vabbè. E poi a parte che questo mi piace molto, a parte che poi ci sono anche i miei amici e quindi è una bella esperienza. Mi pare di capire che lo stare insieme è un po' la molla che vi spinge e vi stimola a fare queste esperienze. Io sono Lorena e anche per me è la prima esperienza, diciamo che sono un po' nuova in questo ambiente e la cosa che mi ha colpito di più è stata proprio l'accoglienza che ho ricevuto sia da parte degli animatori ma anche dei bambini, perché comunque in 3 giorni non è facile integrarsi bene, invece loro sono stati molto bravi. Io sono Francesca. Ecco, come va Francesca? Benissimo. C'è un laboratorio che avresti voluto fare o che proporrai magari l'anno venturo o quest'estate a Don Luigi? No, sono tutti bellissimi, quindi... Vanno bene questi. Io sono Sofia. Sta andando tutto bene, una bella esperienza sia per noi che per i bambini. Ecco, qual è il laboratorio che ti piace di più? Ma in generale tutti quanti, quelli in cui i bambini si divertono. Ascolta, ti rivedi un po' nei tuoi amici più piccoli, nel senso, ecco, tu all'età di questi ragazzi hai fatto questa esperienza, ti è capitata di fare questa esperienza? Sì, faccio questa esperienza da quando sono piccola, questo è il primo anno da più grande, quindi sì. Io sono Ivan. Ivan, come sta andando? Lo sai che c'era nella storia una persona che aveva il tuo nome, si chiama Ivan il Terribile, tu sei il Terribile o sei tranquillo e sereno? Tranquillo. Come sta andando il laboratorio? Bene. Okay. Ti piace questo e poi ma il laboratorio di cucina non è male o no? Per mangiucchiare qualcosa? Sì. Io sono Raffaele, questa attività mi sta piacendo molto, mi piacciono tutti i laboratori. Cosa pensi di Don Luigi, di questo giovane che ha fatto una scelta così importante e questa sua scelta la sta in qualche misura trasmettendo a tutti quanti voi? Che voto daresti a Don Luigi? Dai, mettiamo un voto. 10. 10 è lode o 10? 10 è lode. 10 è lode, ok. Come pare di averti intervistato? Io mi chiamo Daniele. Tu hai il fisico di un atleta, è così, no, ti vedo, no, fai anche laboratori, diciamo, creativi. Sì, laboratori creativi anche. Cosa ti piace di questa esperienza? Ma diciamo tutto, tutti i laboratori sono belli, tutto. Forse si qualifica anche un po' queste festività, no? Spesso insomma le viviamo, le abbiamo vissute anche forse con una certa diciamo leggerezza, superficialità. Queste occasioni ti permettono anche un po', cioè tu sicuramente stai dando molto, ma probabilmente stai anche ricevendo, vero? Sì, è vero. Per te è la stessa cosa? Sì, io mi chiamo Pietro e per me è la stessa cosa. Ecco, tornando alla storia, c'era Pietro il Grande, che era un altro personaggio. Grande, insomma, si nota, ecco. Tu giochi a pallavolo per caso? No, giocavo però. Giocavo, sì, si nota, ecco. E cosa ti trasmettono questi ragazzi più piccoli? Beh, questi ragazzi trasmettono felicità e gioia. È troppo bello stare con loro. Complimenti. Sì. Io mi chiamo Francesco. Ecco, come sta andando Francesco? Bene, bene. Tutto... si creano anche delle amicizie comunque, perché questi bambini, questi ragazzi poi ovviamente vivono al Lago Negro, quindi c'è anche possibilità di incontrarsi, ecco, nascono poi delle così dei feeling, no? Delle relazioni, delle amicizie che probabilmente andranno anche oltre gli incontri di questi giorni. No, sì, nascono dei rapporti di amicizia con alcuni bambini che vanno anche oltre al Gresto, al Grimbo, all'oratorio, sì. C'è qualcuno che ti ha sorpreso perché magari è un ragazzo, una ragazza brillante, magari anche per una risposta che ti ha dato che non ti aspettavi? Beh, diciamo che tutti i giorni ci sono sorprese. Sono stimolanti questi ragazzi? Stimolanti, sì. Io mi chiamo Maria Pina. Come sta andando Maria Pina? Bene, benissimo. Ma mica ti fanno disperare questi ragazzi, no? No. Infatti vedo molta tranquillità, vedo veramente il piacere di stare insieme. Sì, ci divertiamo molto. Quando Don Luigi ti ha proposto questa
esperienza, tu cosa hai detto? Ma basta l'estate? O hai detto no, ottimo farlo anche nel periodo natalizio? No, no, è bello farlo anche nel periodo natalizio perché si crea più coesione, siamo più insieme. Grazie. Ti ho intervistato prima? Forse sì. Allora abbiamo fatto tutti i ragazzi, grazie per il momento. Allora siamo con Don Luigi, stiamo attraversando il convento dove c'è un'altra sala, dove ci sono altri bambini, dove ci sono altri colori della pasta. Ecco, Don Luigi, ci parli ecco, di questo secondo laboratorio. Sì, allora l'obiettivo, come detto anche in precedenza, è quello di realizzare un presepe con il materiale che avevano a disposizione. Il loro specifico era quello di realizzarlo con la pasta. Adesso qui sono ancora in, diciamo così, una parte già l'hanno realizzata, qui adesso stanno forse mettendo giù qualche altra idea, stavano un pochettino vedendo come portare avanti il resto del lavoro. Però appunto la specificità è proprio questa, loro con la pasta, altri con altri materiali che casualmente sono stati affidati loro, quindi anche l'immagine appunto di realizzare dei progetti poi con quelle qualità che ci ritroviamo nella vita. Buongiorno, mi chiamo Marta Fortunato. Questa esperienza è un'esperienza nuova e la sto vivendo bene insieme ai miei amici che non ho ritrovato da quest'estate e mi piace. Mi chiamo Martina e sto vivendo una bella esperienza anche perché quest'anno sto facendo la preanimatrice e è una bella esperienza. Mi chiamo Alessia, oggi stiamo costruendo un presepe, mi piace, come una nuova esperienza e ho trovato tanti amici nuovi. Mi chiamo Rosa e questa esperienza è bella. Mi chiamo Maria e in questi 3 giorni stiamo realizzando un presepe. Mi chiamo Francesco Allegretti e questa esperienza la sto vivendo abbastanza bene perché sto tutti con i miei amici, è bellissimo. Mi chiamo Teresa e stiamo facendo, in questi 3 giorni sto rivedendo amici che avevo perso dall'asilo e stiamo realizzando un bel presepe, però l'importante è che lo stiamo facendo tutti insieme. Mi chiamo Deborah Forgione e sono contenta che sono arrivata qua con tutti i miei amici e questa esperienza è molto bella. Mi chiamo Lorena e questa esperienza è bellissima anche se è la prima volta. Mi chiamo Giuseppe e questa esperienza è bella anche perché sto insieme ai miei amici. Allora, siamo nell'altro laboratorio, se ce lo puoi descrivere ti chiami? Sì, io sono Antonio. Antonio, allora, cosa si fa in quest'altra sala? In questa sala abbiamo preso un mondo, abbiamo ricreato il mondo sotto forma di un presepe, perché pensiamo che il presepe si faccia in tutto il mondo, quindi sia una tradizione popolare per tutto il mondo e quindi abbiamo pensato di fare il presepe dentro il mondo, proprio per rappresentare questo. E poi mettiamo tutto intorno, dei pastori, una montagna e facciamo il presepe classico intorno al mondo che rappresenta la natività. Ecco, possiamo dire che questo ambiente ispira, no? Siamo, dicevamo con Don Luigi, siamo in un convento, quindi qui c'è tanta storia, ci sono tante persone che sono passate e così fare questi laboratori in questo luogo e poi in un posto così bello, si vedono anche delle colline, insomma si vede il paesaggio di Lago Negro, davvero è molto bello, ispira. Sì, ispira molto perché c'è stato un sacco di storia fra queste mura e quindi si sente un po' la storia e la bellezza di questi luoghi e soprattutto la devozione che noi giovani deponiamo in San Francesco e nell'oratorio in San Giovanni Paolo II, che è per l'appunto il nome del nostro oratorio. Certo. E poi ricordiamo un'altra persona importante che ha vissuto in questo convento, ci riferiamo al venerabile Nicola Molinari. Davanti alla porta vi è una bella iscrizione nella quale appunto si ricorda questo frate che è stato anche vescovo, quindi insomma ha fatto tanto bene. Sì, lo ricordiamo, infatti c'è anche un'associazione a Lago Negro che lo ricorda e tramanda a noi tutte la sua vita, le sue passioni e tutto il suo operato. Infatti fra queste mura infatti ricordiamo per l'appunto il Molinari e tutte le grandi persone, i frati e i preti che sono passati per qui. E quindi si sente molto la storia
Certo, assolutamente. Grazie. Arrivederci, grazie. Luigi, un'altra sala, altra umanità, no? Abbiamo chiesto ai ragazzi, la maggior parte hanno 8 anni e sono qui davvero con piacere. Sì, questa è un'altra classe con i ragazzi appunto di terza e quarta elementare, quindi stanno realizzando questo presepe, diciamo così, un po' più particolare, anche più elaborato rispetto agli altri, sempre con materiale che gli è stato affidato all'inizio del Grimv, quindi pezzettini di legno, bastoncini, polistirolo, insomma, quello che avevano a disposizione hanno utilizzato, e penso che il risultato sia visibile un po' a tutti. Davvero un bel lavoro fatto con grande ingegno, grande fantasia, ma soprattutto con grande serietà, perché poi quando i ragazzi si mettono insieme e cominciano a lavorare bene, poi fanno anche delle cose bellissime. Assolutamente sì. Allora, conosciamo altri animatori, ci diceva Don Luigi, sono davvero tanti e ne abbiamo contezza, e poi magari diamo il microfono anche ai ragazzi, così ci descrivono anche un po' quello che stanno facendo. Allora, vi passo il microfono, se potete dire il vostro nome, così un pensiero su questa esperienza così particolare. Don Luigi ci diceva è la prima in Italia, no? E quindi davvero state vivendo una... No, potrete dire tra qualche anno noi c'eravamo, noi siamo stati i primi. Io mi chiamo Gennaro, sì, è stata una bella esperienza, anche con i bambini ci siamo divertiti tanto. Non è stato semplicissimo comunque con i materiali all'inizio pensare al progetto, però poi è venuto bene. Perfetto, allora io vi passo proprio il microfono, se lo fate scorrere. Claudia. Una mia. Secondo me sta andando molto bene. Comunque abbiamo realizzato un poco tempo perché abbiamo avuto un po' di problemi, però comunque ce l'abbiamo fatta a realizzare quello che volevano fare i bambini, e con poco materiale siamo riusciti a realizzare un bellissimo presepe. Io mi chiamo Ornella e questa è un'avventura fantastica e la consiglio a tutti. Mi chiamo Pio e per me è stato molto bello realizzare questo presepe con gli oggetti che abbiamo avuto a disposizione. Io sono Francesco e credo che l'esperienza del Grimv sia molto formativa anche per i ragazzi più piccoli, ed è stato molto bello realizzare questo presepe. Mi chiamo Roberto, è stata un'esperienza molto positiva, molto bella. Mi chiamo Dario, avevo fatto questi presepi per l'oratorio Lago Negro ed è stato molto bello fare questi presepi. Perfetto, allora se mi passi il microfono, lo possiamo dare ai ragazzi che poi sono i protagonisti assoluti di questa esperienza. Allora, se mi dite il vostro nome e come vi state trovando. Io mi chiamo Erminia e mi piace questo Grimv. Io sono Riccardo e sono felice di essere qui e collaborare a fare il presepe. Se Don Luigi ti dicesse guarda che tra poco ritorniamo di nuovo, no? Continuiamo a farlo per molti giorni, molte settimane, tu verresti? Sì. Mi chiamo Luigi e è stato bello costruire questi presepi insieme agli animatori. Mi chiamo Giulia e è stato bello costruire i presepi con gli animatori. Mi chiamo Angela e credo che questa sia stata una bella esperienza. Ecco, raccontaci questo presepe, cosa ti piace di questo presepe che hai fatto insieme agli altri tuoi amici? Mi piace tutto il presepe. Una domanda all'interista, ma tu sei Finter? Sì. Qual è il giocatore che ti piace di più? Icardi. Okay. Don Luigi, si sa che i ragazzi hanno tanta fame anche di cose particolari, abbiamo visto tante patatine.
Sì, hanno tanta fame perché giustamente lavorando, poi sono ragazzi, quindi hanno davvero tanta fame e c'è bisogno di qualcuno che li sfami. E in modo particolare abbiamo queste collaboratrici che oggi hanno pensato di realizzare un pranzo americano, un po' le cose che piacciono ai ragazzi, quindi hot dog, sandwich, patatine e quant'altro, tutte cose che a loro piacciono tanto. E le ringrazio, colgo anche l'occasione per ringraziarle, quindi Antonella, Isabella che tra l'altro è mia sorella, Filomena che è la mamma di un ragazzo che partecipa al Greenway, all'oratorio invernale, e poi c'è anche lei che è mia mamma, quindi davvero questa bella famiglia che collabora con la famiglia della chiesa. Davvero un'esperienza nell'esperienza, sì, potremmo dire. Sì, è davvero così. Ecco. Loro sono la parte nascosta che però poi è la parte portante, perché riescono davvero a darci tanta energia, sia anche fisica ma anche proprio morale, perché è bello averle tra noi. Ecco, che esperienza è vedere tanti bambini che mangiano con gusto, che soprattutto mangiano e stanno insieme. Dimmi tu qualcosa. Ah, guarda, è molto bello, veramente, è un'esperienza che fa piacere e ci arricchisce anche il cuore comunque partecipare e vedere questi bambini contenti e gioiosi. Questo è l'obiettivo che vogliamo realizzare, quindi speriamo che siano stati bene e così. Assolutamente sì. E noi una piccola domanda alla signora, perché noi, signora, vi ricordiamo, noi siamo stati all'ordinazione sacerdotale di Don Luigi, è stato un anno speciale quello, perché tanti ragazzi sono diventati sacerdoti e vi fu un'emozione meravigliosa a Senise, nel piazzale davanti alla bellissima chiesa di San Francesco. Francesco, sì. Allora, ricordo anche tanto pianto, anche da una sorella, non so, ecco. Allora, sicuramente è sempre un piacere venire qua a dare una mano, perché oltre al fatto di stare un po' con mio figlio, che è una cosa importante, poi vedere stare insieme ai ragazzi è sempre una gioia, perché dai ragazzi si prende tanto e quindi ti danno una carica in più. Ecco questo. O poi, oltre alla fame materiale, spero che questi ragazzi portino a casa una fame di fede, di spiritualità e di uno stare insieme convivialmente, perché è una cosa bella. Certo, io credo che si debba seminare, poi i tempi, no, magari... Ieri sì, ci saranno sicuramente, con il tempo ci saranno. Poi c'è la provvidenza del Signore, quindi noi affidiamo tutto a Lui. E possiamo dire dopo questa intervista, ma già lo sapevamo, che Don Luigi è cresciuto in un ambiente molto fertile, legato ai genitori. Io veramente ho sempre fatto parte, sin da ragazza, del gruppo di preghiera, del coro parrocchiale, però senza nessuna forzatura da parte nostra per quello che è stato il suo sacerdozio. Noi abbiamo lasciato fare veramente al Signore e quindi è tutta opera sua, sicuramente, non c'è ombra di dubbio. Grazie. Allora, siamo con Maria Luisa che ha curato il laboratorio teatrale, la rievocazione legata al presepe. Ecco, com'è andata questa esperienza? È stata un'esperienza, tra virgolette, unica, bella, i bambini si sono divertiti tantissimo. Dire divertiti è un termine che può non rendere bene l'idea, ma si sono coinvolti in questa attività facendone parte e prendendo coscienza di ogni parte che gli è stata affidata. Ecco, quindi davvero un'esperienza importante, tra l'altro magari per alcuni di loro sarà stata la prima esperienza teatrale, vero? Magari chissà, verrà fuori da questa esperienza anche qualche attore, qualche attrice. Perché no? Sì, sono bambini piccoli, quindi da considerare la fascia d'età dai 5 ai 7 anni, ma veramente entusiasti. Sì, perché no? Può nascere sicuramente qualche attore, sicuramente. Tra l'altro Lago Negro è terra, no? Di artisti, di persone davvero molto ispirate. Sì, sì, è vero. Beh, abbiamo sia a livello di canto, ricordiamo Mango, varie attività teatrali, ci sono ben formate, sì. Ecco, è stato solo un, diciamo, a livello amatoriale, ecco.
Assolutamente. E Don Luigi, questo giovane sacerdote che ha portato una bella ventata di primavera, siamo in inverno, ma diciamo quando si sta qui, insomma, ecco, l'inverno sembra fuori dalle porte, invece si respira davvero un clima sereno, piacevole. Ho avuto anche l'impressione, più che un'impressione, ho toccato con mano davvero anche il fatto che i ragazzi erano diciamo, partecipavano con attenzione, ecco, ai laboratori che si sono svolti in questi giorni. Sì, è vero, Don Luigi ha questo grande carisma, con la sua umiltà che si tocca con mano. Ecco, l'inverno l'ha trasformato, oserei dire, non in primavera ma in piena estate. E d'altronde dal Grest, no, c'è, ha fatto sì che questa esperienza potesse anche rivelarsi importante nel periodo natalizio. Tra l'altro ci diceva appunto che è la prima volta che succede a livello nazionale, quindi anzi lui già è stato contattato per ha creato un prototipo, no, che può essere poi speso anche in altre realtà parrocchiali. Sì, è vero, siamo stati i primi praticamente, quindi è iniziato così. Per questo da sottolineare ancora di più sia il carisma di Don Luigi, che ha trascinato questi ragazzi, e la partecipazione sentita di tutti i ragazzi, cioè è stato naturale praticamente, nulla di costruito e nulla di artificiale, veramente in maniera naturale. E poi per concludere le famiglie, no? Che comunque sono dietro ovviamente ai ragazzi, io sono convinto che sono felici di questa esperienza. Sì, le famiglie sono entusiaste, sì, è vero. La cosa più bella è leggerlo più che nelle parole, nei loro occhi. Quindi i loro occhi nel guardare i figli che sono così felici e così presi da tutte queste, diciamo, attività, oso dire, diciamo, questo termine, sì, questa è la gioia grande, sì. Certo. Ben custoditi e ben educati, ben formati alla vita che li aspetta. Noi ce la stiamo mettendo tutta davvero insieme ai ragazzi, quindi evviva il Grimv, Don Luigi, e quindi speriamo di andare avanti sempre così. Va bene. Giriamoci di qua e facciamo la preghiera. Ragazzi, ricomponiamoci però, dopo facciamo il Banz che facciamo sempre. Prima c'è la preghiera. Vi ricordate la preghiera che abbiamo imparato ieri? Come erano le risposte? Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Si faccia di me secondo la tua parola, e venne ad abitare in mezzo a noi. Beh, allora adesso facciamo l'Angelus e poi facciamo il nostro Banz, va bene? Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella... Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Insieme, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, e guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Bene, adesso facciamo il nostro Banz, quello della gara tra maschi e femmine. Siete in parità? 1-1. Chi vince questo, vince tutto
tutto il grid, va bene? Arrivano, stanno arrivando. Allora,